La finestra su Ferrara. Attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini. Ben ritrovati all'ascolto della Finestra su Ferrara, il programma di Radio Dolce Vita che ogni giorno apre una finestra virtuale sulla nostra città, sul nostro territorio. Oggi parleremo di storia della nostra città e lo faremo con il professor Francesco Scafuri e la professoressa Maria Lucia Menegatti, che sono entrambi membri del consiglio direttivo dell'associazione Ferrari ed Ecos, associazione ultracentenaria, un'associazione culturale che si occupa appunto da oltre un secolo a preservare e valorizzare monumenti della nostra città. Buongiorno professor Scafuri, buongiorno professoressa Menegatti, grazie per essere con noi oggi. Buongiorno. Buongiorno. Di cosa parliamo oggi professor Scafuri? Allora, oggi parliamo della chiesa di Santa Maria Nuova, più conosciuta dai ferraresi come San Biagio, che si trova in via Aldighieri al numero 46, ovvero tra via Aldighieri e via Lucchesi, una zona nella parte, diciamo, sud-ovest della città, nella zona prettamente medievale. E direi che tutto è cominciato l'anno scorso, quando per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il 24 settembre 2021, assieme all'Accademia delle Scienze e al Comune, Ferrari ed Ecus ha organizzato un'escursione culturale proprio alla scoperta di questa chiesa e della cripta degli Aldighieri, che si trova proprio all'interno dell'edificio di culto. Cosicché la professoressa Maria Lucia Menegatti ed io abbiamo illustrato al pubblico alcuni temi legati alla singolare storia della chiesa, ricca di elementi di interesse, di cui parleremo diffusamente oggi, cercando di introdurre qualche elemento in più rispetto a quella visita guidata del settembre scorso. Quando è stata edificata la chiesa, professor Scafuri, e in quale contesto storico, quindi in che periodo, diciamo, per la nostra città? Secondo la tradizione è stata edificata attorno al VII secolo, nel senso che a quest'epoca doveva esserci un piccolo lago nella zona sud-ovest della città, appunto, il cosiddetto Lacus Mariae, quindi un lago dedicato alla Madonna, toponimo che ancora vive, è vivo come sanno molti ferraresi, grazie al nome attribuito alla vicina via Gus Maria, che si trova proprio vicino a via Alighieri, dove insiste la chiesa. Proprio da quel laghetto emergeva un'isoletta nel cui punto più elevato sorgeva una piccola cappella, in realtà inizialmente. Era un sito conosciuto a quei tempi appunto come Santa Maria dei Pescatori. Cosa avviene però nel 911, quindi prima dell'anno 1000, al posto di questo primo edificio, di questa cappelletta, diciamo così, se ne costruì un altro più grande e la nuova chiesa, detta Santa Maria del Lago in onore della Beata Vergine, fu una delle più belle e nobili del tempo. Poi subì una serie di trasformazioni e riedificazioni. Ricordiamo per esempio che la chiesa fu riedificata nel 1112 e da allora, o al più tardi dal 1138, la chiesa avrebbe preso il nome attuale, cioè di Santa Maria Nuova. Quindi ha un'origine antichissima. Solo nel 1182 però, attraverso un'ulteriore riedificazione nello stesso luogo, la chiesa assunse l'attuale assetto planimetrico. Tali lavori vennero eseguiti con la supervisione di un abate del monastero di San Bartolo fuori le mura, che molti ferraresi conoscono, sotto la cui giurisdizione si trovava anche questa chiesa. Ecco, dopo questi eventi, nel corso del XIII secolo, cioè del 1200, Santa Maria Nuova visse un periodo di particolare fulgore, tanto che nel 1278 è documentata come parrocchia. E quindi la chiesa fu considerata piuttosto importante, al punto che alcuni esponenti di famiglie di primo piano vollero essere sepolti proprio qui, in questa chiesa. Parleremo molto degli Aldighieri, quindi una delle famiglie che risiedevano appunto in questo quartiere, che vollero essere sepolte proprio in questo edificio di culto. Oppure un'altra famiglia importante, quella dei Contrari, oppure quella dei Bonlei, che legarono il proprio nome all'edificio di culto attraverso il loro contributo nell'esecuzione di opere murarie e soprattutto alla costruzione di cappelle interne, rispettivamente nel XIV e nel XV secolo.
Proprio attorno al XV secolo, pensate, la chiesa era affrescata sia internamente che esternamente con raffigurazioni legate proprio al culto della Vergine ed altre rappresentazioni sacre. Questo è un particolare molto importante perché pochi ferraresi sanno appunto che alcuni edifici di culto, ma non solo, anche alcuni palazzi, questi soprattutto nel periodo rinascimentale, erano addirittura decorati anche all'esterno. Quindi è un particolare, diciamo, piuttosto importante che riguarda questa chiesa. Bene, a testimonianza dell'importanza di questo edificio di culto, proprio nel 400 sono documentate almeno 3 visite pastorali presso l'edificio da parte del famoso beato Giovanni Tavelli da Tossignano, famoso vescovo di Ferrara, che tra l'altro è stato riconosciuto come il maggiore artefice della costruzione, ovvero della fondazione dell'antico ospedale Sant'Anna che un tempo si trovava nella zona di Via Boldini. E che sembra compiacersi molto del decoro di questo tempio nel 400. La prima visita pastorale risale al 1434 e l'ultima al 1441. Con l'attività di questo vescovo, Giovanni Tavelli da Tossignano, inizia in particolare per la nostra chiesa, cioè Santa Maria Nuova, un periodo positivo che durerà fino alla fine del 400. Se non che nel corso del secolo successivo, cioè del Cinquecento, comincia per la parrocchia un periodo di decadenza legata soprattutto a 2 episodi fondamentali che funestarono la zona e gran parte della città. Da una parte la peste nera del 1528 e poi il terremoto del 1570 che, come dicevo, colpì anche Santa Maria Nuova. A questi eventi negativi per la chiesa e per i cittadini della parrocchia si devono aggiungere anche i frequenti allagamenti in questa parte della città e l'acuirsi dell'instabilità idrogeologica del Po di Ferrara, che, come abbiamo detto anche in altre trasmissioni, scorreva poco più a sud di questa zona. Fenomeno che diventerà irreversibile, che porterà al prosciugamento addirittura pressoché totale di questa asta fluviale attorno al 1590, causando quindi notevoli problemi all'economia di Ferrara innanzitutto, ma in particolare a questa zona, nella zona appunto dove insiste la chiesa di Santa Maria Nuova, che era sorta e si era sviluppata proprio grazie al fiume e ai vicini porti ubicati sul suo argine sinistro, dalle cui attività mercantili, appunto, anche Santa Maria Nuova nel tempo aveva tratto beneficio. Ma a questo punto occorre ricordare che il nome vero della chiesa è Santa Maria ad Nives, cioè delle nevi, in memoria del dipinto dello Scarsellino realizzato tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento, di cui adesso vi parlerà la professoressa Maria Lucia Menegatti, che ha studiato in particolare le opere d'arte che si trovano all'interno dell'edificio di culto. Il dipinto di Scarsellino è un quadro di dimensioni relativamente ridotte, collocato all'altare maggiore nel coro e sempre ricordato dalle fonti antiche in questa posizione in chiesa, però circondato da altri quadri di dimensioni piccole, con santi o storie di santi, che sono invece purtroppo andati perduti. Il soggetto di questo quadro rimanda al miracolo che, secondo un'antica tradizione, si manifestò a Roma nell'estate del 352 d.C. Si narra che un ricco patrizio cristiano di nome Giovanni, non avendo avuto figli, decise insieme alla moglie di destinare una notevole parte del suo patrimonio alla costruzione di una chiesa da dedicare appunto alla Vergine. La notte tra il 4 e il 5 agosto gli apparve in sogno la Madonna che gli suggerì di costruire la chiesa nel luogo in cui avrebbe trovato al risveglio la neve. Nonostante l'inverosimiglianza del sogno, perché appunto si era in piena estate, Giovanni e la moglie l'indomani mattina lo raccontarono a Papa Liberio, scoprendo che anche il Papa aveva avuto la medesima visione quella stessa notte. Si recarono allora assieme sul Colle Esquilino, il luogo che la Madonna aveva indicato in sogno, trovandolo con loro grande sorpresa completamente ricoperto di neve. Papa Liberio, seguendo i confini della neve caduta, tracciò allora sulla neve la pianta della chiesa. Qui sarebbe sorta poi la celebre basilica romana di Santa Maria Maggiore. Il dipinto di Scarsellino raffigura in maniera molto puntuale, con molta diligenza, specificano le testimonianze più antiche,
Proprio il momento in cui il pontefice, circondato dalla folla, abbozza con il pastorale sulla neve la pianta di quella che poi sarà la basilica, mentre dall'alto la Madonna e il bambino lo osservano attorniati da una schiera di angeli. Il quadro fu probabilmente eseguito tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, secondo alcuni studiosi, per commissione di Sebastiano Vesenti, che era all'epoca il rettore di Santa Maria Nuova, come ricorda una lapide ancora visibile nella chiesa. Il quadro fu poi travolto nel crollo della zona absidale sotto i bombardamenti del 1944 e dopo un lungo restauro è stato ricollocato all'altare maggiore. Nella chiesa, fra i manufatti artistici più antichi, oltre al quadro di Scarsellino, possiamo anche ammirare un crocifisso in legno in eccellente stato conservativo, che i documenti attribuiscono talvolta allo scultore genovese Tommaso Gandolfi, ma che è più probabilmente opera di Giovanni Cremasco, detto l'Anticristo, scultore attivo a Ferrara all'incirca alla metà del Seicento. Descritto dai contemporanei come una persona assai abile a fare figure, ma anche schiribizzosa e trascurata, cioè dal carattere un po' particolare e svogliato nel portare a termine le sue opere. Il crocifisso dal 1651 è presente appunto in Santa Maria Nuova. I documenti ricordano anche che all'interno della chiesa si trovavano un tempo opere degli autori più prestigiosi della scuola ferrarese fra 4 e 600. Molti sono perduti, alcuni altri fortunatamente sono oggi custoditi altrove. Citiamo per esempio un quadro di Garofalo, uno dei grandi protagonisti del Rinascimento ferrarese, con i santi Antonio Abate, Antonio da Padova e Cecilia, che un tempo si trovava sull'altare della cappella della famiglia Bonlei. Portato a Roma all'indomani della devoluzione della città alla Santa Sede nel 1598, oggi si trova sempre a Roma alla Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini. O ancora possiamo citare il transito della Vergine realizzato tra la fine del 300 e gli inizi del 400, che si trovava all'esterno, sopra il portale maggiore della chiesa, rimosso nel secolo scorso dalla sede originaria e che si trova oggi qui a Ferrara, a Casa Romei. Professor Scafuri, la professoressa Menegatti ci ha parlato della devoluzione da parte della famiglia estense allo stato pontificio della nostra città. Che sorte ha avuto la chiesa di cui stiamo parlando oggi in quegli anni? Beh, dunque, dopo la devoluzione di Ferrara allo Stato Pontificio, per la chiesa di Santa Maria Nuova comincia un periodo di alti e bassi, soprattutto nel Seicento. Ecco, però, questo edificio di culto si riprese a partire dal 1708, un anno importante per questo edificio di culto, perché la chiesa di San Biagio, che si trovava sull'attuale Cosisonzo, in prossimità di Viale Cavour, fu demolita per far posto alla spianata della fortezza pontificia, che era già stata realizzata tra il 1608 e il 1618. Il titolo e i diritti di questo edificio di culto, cioè di San Biagio, vennero trasferiti a questo punto a Santa Maria Nuova, a cui affluirono ovviamente moltissimi nuovi fedeli, con enormi vantaggi per questa chiesa che stiamo analizzando, cioè Santa Maria Nuova, che da allora è conosciuta anche come San Biagio. Bene, a seguito della demolizione della chiesa di San Biagio, nel 1709 avvenne un altro fatto importante perché all'interno di Santa Maria Nuova fu eretta la cappella dedicata a quel santo, a sinistra dell'altare maggiore, poi modificata nel tempo, dove tuttora si conserva una reliquia del santo, che è venerato ancora oggi come protettore soprattutto della gola e in occasione della sua festività che cade il 3 di febbraio. Lo splendore settecentesco di Santa Maria Nuova però durò poco perché fu chiusa nel 1796 in seguito alle soppressioni napoleoniche e poi dopo qualche anno fu riaperta, anche se nel 1812 venne privata del titolo di parrocchia. E giungiamo finalmente al 1890. È un anno importante perché il curato della chiesa, Don Antonio Domenichini, fece rifare il pavimento dell'edificio, che era impregnato di umidità. In tale occasione si fecero anche degli scavi per verificare l'esistenza o meno del sepolcro degli Aldighieri, che fu rinvenuto sotto l'altare maggiore. Infatti, alla profondità, pensate, di 2 metri e 68 centimetri, si ritrovarono, tra l'altro, 14 teschi ed ossa
che si ritennero appartenenti a questa importante famiglia, perfettamente conservate. La natura di questi rinvenimenti e le dimensioni stesse delle ossa, appartenenti ad uomini molto robusti che dovevano aver avuto a che fare con la vita militare, fecero subito pensare alla tomba degli Alighieri, legati da sempre ad una tradizione di cavalieri e guerrieri. E si pensò che potessero essere gli avi di Dante Alighieri, per i motivi che poi vedremo. E sempre nel 1890 si misero poi in luce ben tre livelli diversi di pavimentazioni. Una parte del muro della chiesa primitiva, ma soprattutto si individuarono alcuni antichi marmi bizantini datati all'epoca al VII secolo circa, quindi antichissimi. Ma per il nostro racconto assume particolare importanza un anno, il 1921, che è l'anno del sesto centenario della morte di Dante, quando fu costruita su progetto di Gualtiero Medri la cripta detta appunto degli Alighieri, dove proprio quell'anno furono composti i resti, ovvero le ossa dell'antica famiglia, ritrovati più o meno alla stessa profondità del 1890, e vennero esposti, come tuttora si vede, quei marmi bizantini del VII secolo che erano stati messi in luce durante il precedente scavo. Ma nel 1921, prima di realizzare la cripta, si scavò ancora più in profondità e venne alla luce il primitivo sacrario degli Alighieri, caratterizzato da decorazioni più arcaiche rispetto a quelle ritrovate alla fine dell'Ottocento. Poi nel 1922 vi si installò anche un piccolo altare di marmo di cui poi vi parlerà la professoressa Menegatti. Sempre nel 1921 la facciata della chiesa di Santa Maria Nuova, che era stata trasformata nel Settecento, riacquistò attraverso un restauro, devo dire la verità, piuttosto ardito, il suo aspetto tre-quattrocentesco che vediamo oggi. Quindi l'aspetto della facciata, ma anche del lato meridionale della chiesa, è il frutto di questo restauro del 1921. Così fu ornata di cotti, ridando al portale e alle finestre la forma ogivale che vediamo oggi. Nel contempo, quindi, come vi dicevo, anche il fianco meridionale assunse l'aspetto attuale. A questo punto, per capire bene la questione degli Alighieri, occorre partire dall'inizio, ovvero dalla ferraresità degli avi del sommo poeta. Coloro che sposarono questa tesi dissero che era stato egli stesso, cioè Dante Alighieri, nella Divina Commedia, esattamente nel quindicesimo canto del Paradiso, ad offrirne la prova, dove immagina di incontrare Cacciaguida, vissuto tra il 1091 e il 1148 circa, che era il suo trisavolo, che si dice sia stato tra l'altro un valoroso militare. Cacciaguida racconta a Dante come era la Firenze dei suoi tempi, ma alla fine del canto quindicesimo veniamo a sapere che egli aveva sposato una donna dell'Alta Italia e che da lei ebbe origine il cognome Alighieri. Ecco cosa fa dire a Dante nel quindicesimo canto del Paradiso Cacciaguida. Mia donna venne a me di Val di Pado e quindi il soprannome tuo si feo. Celebre frase riportata anche sulla lapide che attualmente si trova a destra del portale della facciata di Santa Maria Nuova. E tuttavia, da solo questo brano ovviamente non basterebbe a dimostrare la ferraresità degli avi di Dante. E allora alcuni storici ferraresi si riferirono ad una serie di famosi personaggi del passato studiosi del poeta, e tra questi Giovanni Boccaccio, il celebre autore del Decameron, profondo conoscitore dell'opera di Dante e suo quasi contemporaneo. Quando Dante morì nel 1321, Boccaccio aveva circa 8 anni. Boccaccio, infatti, così scrive nella sua Vita e studi del chiarissimo cavaliere Dante Alighieri, scrive testualmente: «E visse un cavaliere per arme e per senno aspettabile e valoroso, il cui nome fu Cacciaguida, al quale nella sua giovinezza fu data dai suoi maggiori per sposa una donzella nata dagli Alighieri di Ferrara». Molto preciso Boccaccio. E poi aggiunge: «a cui piacque di rinnovare il nome dei suoi passati. Il cognome Alighieri, per detrazione della lettera D, sarebbe stato poi modificato nel tempo nella forma addolcita tipica toscana, ovvero Alighieri». Ma chi erano gli Alighieri? Gli Alighieri, giunti a Ferrara da Nonantola, risultano effettivamente presenti nella nostra città dall'XI al XIII secolo e furono cavalieri, giudici, consoli e banchieri. Essi furono sostenitori dei Salinguerra, di parte ghibellina, almeno fino al 1214, per poi passare successivamente agli Estensi, che erano di parte guelfa.
Non mancano poi documenti anche successivi al XIII secolo che testimoniano proprio i rapporti tra gli Alighieri di Firenze e gli Aldighieri di Ferrara. Altri studiosi poi danno per certo che ai piedi dell'altare maggiore di Santa Maria Nuova fossero sepolti alcuni importanti esponenti degli Aldighieri dal XII al XIV secolo. Poi ci sono una serie di autori del passato, di storici del passato, come Marcantonio Guarini, che scrive nel 600, che affermano proprio che sotto l'altar maggiore di questa chiesa, per tradizione, si diceva appunto che anticamente fossero sepolti alcuni esponenti della famosa famiglia degli Aldighieri. Certo che ci troviamo di fronte, quindi, come capiscono bene i radioascoltatori, ci troviamo in presenza di molti indizi, ma non sappiamo con esattezza ancora oggi a chi appartengano quei 14 teschi e relative ossa ritrovati nel sepolcro. O meglio, non ci sono prove scientifiche certe, se non altro perché sia il primo scavo del 1890 che il secondo del 1921, quando fu realizzata anche la cripta, non furono eseguiti questi scavi secondo criteri corretti, così come si sarebbe fatto oggi, diciamo in buona sostanza. Continuando il nostro excursus storico sulla Chiesa e avviandomi alla conclusione per poi dare la parola alla professoressa Menegatti, occorre dire che nel 1938 questa chiesa fu di nuovo elevata a parrocchia, mentre nel 1944, come accennava la professoressa Menegatti, venne colpita dai bombardamenti. L'abside fu in gran parte demolita, crollò il soffitto, mentre la cripta addirittura venne squarciata. L'opera di ricostruzione iniziata nell'immediato dopoguerra si concluse in parte nel 49, quando il tempio fu arricchito delle decorazioni del soffitto, e mentre altri restauri, soprattutto all'esterno, risalgono agli anni 50, al 56. La cripta e l'altare maggiore vennero risistemati definitivamente solo negli anni 60, quando altre opere furono eseguite per interessamento del genio civile. Dal 2009 al 2011, infine, si sono realizzati i lavori nel presbiterio ed è stata restaurata la cripta a cura della Ferrari ed Ecus e della parrocchia, un'opera altamente meritoria che ora ci consente di visitare in sicurezza la stessa cripta. Professoressa Menegatti, il professor Scafuri ci ha parlato di questa cripta che è stata ristrutturata proprio grazie all'associazione che voi oggi rappresentate, Ferrari ed Ecus. Ecco, abbiamo saputo che si può visitare, cosa troveremo quando andremo a visitare la cripta? Oggi la cripta è visitabile e segue il progetto originario di Gualtiero Medri, come diceva in precedenza il professor Scafuri, un progetto che ne prevedeva l'accesso attraverso la scaletta tuttora esistente con volte sorrette da colonne di cotto. In questa commissione, che fra il 1920 e il 1921 tanto lavorò per l'edificazione di questo piccolo ambiente, si distinse anche Giuseppe Agnelli, fondatore e presidente della Ferrari ed Ecus, nonché coordinatore dell'iniziativa. Allora, come oggi, era visibile il sacrario degli Aldighieri, sopra il quale fu collocata la lapide commemorativa dettata per l'occasione da Giuseppe Agnelli e ancora oggi visibile. Allora, come oggi, il visitatore incontra i resti dei muri romanici e bizantini venuti alla luce negli scavi del 1890 e degli anni 20. Negli anni 20 vennero anche apposte delle targhette marmoree che indicavano le più antiche pavimentazioni della chiesa. Oggi ne è chiaramente leggibile solo una, quella che indica il livello della pavimentazione quattrocentesca. Si decise poi di porre nella cripta un altare in marmo in stile neoromanico, su cui fu posto l'altorilievo, probabilmente trecentesco e di fattura forse veneziana, con un Cristo benedicente seduto in trono e due angeli oranti nei pennacchi. Un'opera forse non molto nota, ma tra le più affascinanti che si possano ammirare a Ferrara, e in origine parte centrale di un sarcofago che giaceva abbandonato nella certosa cittadina. Come diceva in precedenza Francesco Scafuri, i bombardamenti provocarono nel 1944 letteralmente il crollo della cripta sotto il peso del crollo dell'altare maggiore. Quindi i grandi lavori poi di restauro provocarono la necessità del rifacimento dell'altare della cripta stessa, riconsacrato negli anni 60, e poi i successivi restauri anche negli anni 2000.
Concludiamo qui il nostro programma di oggi, concludiamo questo viaggio nella storia ferrarese che abbiamo fatto grazie al professor Francesco Scafuri e alla professoressa Maria Lucia Menegatti, che vi ricordo entrambi membri del consiglio direttivo dell'Associazione Culturale Ferrari ed Ecos, un'associazione importantissima che ha oltre un secolo di vita e da oltre 100 anni appunto lavora per la tutela del nostro patrimonio artistico e dei nostri monumenti cittadini. Professor Scafuri, se qualcuno dei nostri ascoltatori volesse iscriversi alla vostra associazione e quindi collaborare a tutte queste opere benemerite di Ferrari ed Ecos, in che modo vi può contattare? Ecco, io faccio un invito ai radioascoltatori che è proprio quello di iscriversi alla nostra associazione, all'associazione Ferrari ed Ecus, perché possa contribuire appunto ancora al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico di Ferrara, come è stato per esempio, come abbiamo ricordato, nel 2009 e fino al 2011, quando la Ferrari ed Ecus ha restaurato appunto la cripta degli Aldighieri. E l'invito è appunto quello di telefonare ad esempio alla segreteria dell'associazione, il numero di telefono è 0532 76 74 36 il martedì e il venerdì dalle ore 10 alle 12, oppure quello di scrivere una mail, l'indirizzo di posta elettronica è info@ferrariaedecus.it, compilando anche il modulo di iscrizione che è inserito appunto nel sito della Ferrari ed Ecus. Il sito è www.ferrariaedecus.it. Le quote di iscrizione sono 35 euro per i soci ordinari, ma vorremmo anche che molti giovani si iscrivessero alla nostra associazione, e a tal proposito la quota annuale è ridotta fino ai 25 anni di età a 20 euro all'anno. Quindi l'invito è proprio quello di iscriversi alla nostra associazione. Tra l'altro i soci potranno anche partecipare alle nostre conferenze, ai nostri convegni, alle visite guidate che organizziamo tutti gli anni. Sono decine, diciamo, le iniziative che in questo senso sono state organizzate negli ultimi anni. Tra l'altro i soci possono anche contribuire con la loro piccola quota anche a questi restauri, al recupero di opere d'arte, e collaborare anche con l'associazione nei modi che riterranno più opportuni. Ringrazio il professor Francesco Scafuri, la professoressa Maria Lucia Menegatti per essere stati con noi, per quanto ci hanno raccontato, per questo viaggio che abbiamo fatto con loro nella storia della nostra città. Chiudiamo qui il nostro programma di oggi, l'appuntamento è alla prossima puntata della Finestra su Ferrara. Avete ascoltato La Finestra su Ferrara, attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini.